siamo in un periodo di emergenza Covid. Questo periodo, dove voi state distinguendo per attenzione e professionalità, ha comunque in qualche modo messo sotto stress le strutture sanitarie regionali, in particolare la ASL Roma 3. Questo stress induce a delle considerazioni anche sul futuro. Qual è il futuro immaginato del sistema sanitario per Fiumicino e anche per Ostia? La ringrazio per la domanda, perché è un tema, quello che lei ha toccato, particolarmente rilevante rispetto al fatto che innanzitutto guardiamo a un futuro, perché il primo rischio è quello che possiamo essere in questo momento assorbiti a 360 gradi esclusivamente dallo stress, come lo definisce lei, di dover dare una risposta immediata alla pandemia. Sicuramente quello che io immagino per il sistema, e che immagino in particolare in questi territori, è dare una risposta di salute, di prossimità, in linea anche con quanto programmato nell'ambito di PNRR, in sostanza riuscire a dare una risposta che non sia solo una risposta a un bisogno che è quello temporaneo del Covid, e che ci auguriamo che temporaneo diventi del tutto, ma dare una risposta strutturata anche in relazione al fatto che quello che si rende sempre più evidente è il bisogno di presa in carico della cronicità. Territori come questi, che presentano situazioni con una popolazione particolarmente bisognosa, ecco, di un certo tipo di cure, secondo me necessita della creazione, della definizione di strutture e la profilazione di risorse umane in grado di cogliere questo e di accompagnare il paziente in tutto quello che può essere il suo percorso, cioè in alcuni momenti acuto, ma nella maggior parte dei casi un percorso di cronicità. E nel concreto che cosa ci possiamo aspettare per Fiumicino? Nel concreto ci aspettiamo innanzitutto la creazione di questa casa di comunità e ospedale di comunità, della quale poi nello specifico parleremo prossimamente, che appunto risponde a questo bisogno, oltre all'integrazione sotto il profilo dell'utilizzo delle tecnologie, quindi la possibilità di farsi carico di un certo tipo di bisogni che sono sì sanitari ma non solo, perché spesso sono sociosanitari, che possono essere governati a livello di sistema sia con l'offerta di prestazioni appunto in presenza, diciamo così, sia anche con il monitoraggio delle condizioni attraverso strumenti tecnologici nuovi.